Ciao a tutti, benvenuti ragazzi in questa nuova puntata. Sarà la puntata dove cattureremo Zacian. Boh, vediamo. Devo andare al laboratorio. Nel mentre che io vado al laboratorio, vi chiedo gentilmente, se vi va, se mi volete dare una mano, di lasciare un bel mi piace a questo video, che potrebbe essere l'ultimo, potrebbe essere uno degli ultimi, io non lo so, vivo alla giornata perché non ho la più pallida idea di quando possa finire questo post-game, chiamiamolo così, insomma è tradizione chiamarlo post-game da dopo che si diventa campione della Lega. Noi abbiamo battuto Dandel in una delle puntate precedenti. Fatto sta che, ecco, voglio capire un po' quando concluderemo il gioco, anche perché, come detto e ridetto, noi trattiamo il competitivo, questa è una serie un po', come dire, no, io non volevo salvare, voglio andare al box e mettermi Eternatus, che non abbiamo nemmeno mai Cagatus in squadra. Che roba è? Una naturaccia fiacca, però vabbè, sei bellino e mi sa che sei anche potente. Cannone Dynamax è quello che avevo letto che fa il doppio sui Dynamax. Mazza. Io me lo metto in squadra al posto di Galar Weezing, che mi dovrà perdonare, ma... No, Rilla, vieni qui. Sei troppo forte. Torna dentro. E lui, già che ci siamo, sfruttiamo questo menu per metterlo in cima. Voglio provare un pochino Eternatus. Allora. E dare un ulteriore pizzico di... leggendarietà. Non si dice. Dov'è il laboratorio della cara prof? Mi sembra questo. Questa è una casa comune. C'è un vecchino lì. Allora. Lo sapete ragazzi che Pardini it's a little bit impedito. Ma nemmeno può. Eccolo. Raga. L'assistente dell'assistente. Mi è piaciuta tantissimo, ragazzi, questa cosa di vedere la professoressa Flora lasciare il posto a Sonia. Ma veramente tanto. Io, lo sapete, sono uno che coglie e apprezza queste minuzie. Comunque andiamo con Sonia, che ha il camice e gli occhiali, quindi di per sé ci fa sesso per 9000 proprio. Ok, allora lei sta cercando di localizzare punti che emettano più energia. Quando eravamo con quei tizi, il rivelatore si è improvvisamente attivato. Ma allora... pensato che potremmo sfruttare i rivelatori di punti energetici per scovare il Baldo Duo. Che dobbiamo recuperare lo scudo? Non lo so. Visti i loro nomi, è un epiteto. Gli sta a pennello, no? Ok, chiamiamolo Baldo Duo. Devo andare al laboratorio Pokémon di Brasbury. Tunnel Turfield. Dobbiamo fare un po' di caccia all'uomo? Dobbiamo fare un po' di caccia all'uomo con questi quizzi, a quanto pare. Dopodiché arriveremo a Zacian. Di sicuro. Io devo andare allo stadio. Perché c'ho quella nuova icona lì? Boh, vabbè. È cambiata l'icona. Stadio di Turfield. Ho sentito il verso di un dodrio.
Yarrow e Ginepro, che dia, no? Che succede? La grandezza del nuovo campione supera perfino quella di Pokémon Dynamax. Stavamo facendo un incontro quando è spuntato fuori un Dynamax impazzito. I spettatori dell'ala nord sono già tutti al sicuro, hanno evacuato lo stadio ovviamente. Si sono infilati nello stadio, ok, perché Hop li stava inseguendo. Dobbiamo trovare il modo di calmare il Dynamax impazzito. Penso io, ho proprio un gustosissimo Eternatus. È una mossa che raddoppia di potenza contro i Dynamax, quindi guarda. Andiamo. Due capi palestra, un campione e un vice campione. Un raid questo. Ola. Non lo posso dynamaxare, mi serve per me adesso. Però posso fare il cannone Dynamax. Quanto diavolo di PS c'ha? Una bella botta. Tiro mirato e acqua, ciccio, non gli fa niente. Colpo infernale, questo qualcosina in più gli fa. Dynapsite, ecco, questo a me per esempio fa per questo nome. Il veleno drago. Non riesco a capire chi abbia Yarrow come Pokémon che non ha ancora attaccato. Vediamo ora. Flop. Un draghettino. Fico. Io insisto. Meglio cannone Dynamax di Velen Croce. Tanto è come se fosse super efficace il cannone Dynamax. Oh. Dagliene te, oh. Dagliene te. Io non vedo l'ora di fare il raid con voi, ragazzi. Un live. Questa è una bella botta, dai. Dai una tenebra, dovrebbe tirare giù. No, però lo tira giù allora l'obstacle di Ginepro, dai. Yarrow furbo come una volpe, continua a stattapparsi, ma si attaccava era meglio. Colpo infernale, ok. Il sereno è andato. Notare lo stadio è vuoto, è stato evacuato. Revitalizzante per Serena. Tipo erba perché siamo nello stadio di Yarrow. È inutile sto Dynamax, non riesco proprio a farmelo piacere. È grande Ginepro. Che probabilmente sono passati questi tizi, non riesco a capire, lasciano una scia di energia e la roba si Dynamax. Ok, quindi dobbiamo continuare a indagare un po'. Eccolo, Brando Baldo. E Scudo Baldo. Che diavolo ci fanno lì?
non vogliono ovviamente restituirci lo scudo. Madonna, questi attraversassero sugli strisci, non so se onestamente rallenterei. Loro che dicono a Ginepro che è pettinato male è una cosa da ricordare. Zassien e Zamasenta, la prima volta che sentiamo il nome da altri. Quindi vabbè, era palese che fossero loro gli artefici. Dobbiamo fermarli. Faccio anche io. Hop è un pochino che non fa così, eh. Un po' mi preoccupa. Mi preoccupa. Scusate. Eccola la Sonia. Le cose si mettono male. Proprio quando cominciamo a tirare un sospiro sollievo perché la situazione a Turfield si era stabilizzata. Ecco, negli stati di Kelford e Stimmington i livelli di particelle gara schizzano alle stelle. Comunque racconta se è successo nello stadio, non glielo raccontiamo, bla bla bla. Quindi si venirà a fare il giro degli stadi, probabilmente. Non lo so, eh. Questo che... A Spikeville sembra essere tutto tranquillo, quindi Ginepro può stare tranquillo. Scusate la ripetizione. Andiamo subito a sistemare la faccenda. Penso che dovremmo in qualche modo fare quel che abbiamo fatto qua un altro paio di volte. E poi... vedi, c'è... E poi forse riusciremo a prendere e catturare Zassien. Vediamo. Pokémon ce l'ho curato, ma manco per Dio. E noi lo curiamo. E mentre che lo curo, dato che siamo anche a fine, no? Sicuramente, magari è l'ultima, magari no, magari è la penultima, la terz'ultima, la secondultima. Che non si dice penultima, lo so ragazzi, era una battuta. Puntata della serie, voglio chiedervi, insomma, se vi è piaciuta, se conoscevate il canale. Noi ci occupiamo, come avete visto anche dagli altri video, Pokémon Tech, del competitivo, delle lotte. È ovvio. Vediamo. Salto dialoghi perché tanto... È successa la stessa cosa che è successa da Yarrow. Pokémon enorme. Raid in compagnia di Capo Palestra, Ginepro e Hop. Gyarados. Qui mi sa che ci converrà fargli fulmine. Cala l'attacco a tutti. Ok, e pressione per naso. Buono, abbiamo finito i poteri? No, c'è anche braccialetti, giusto. Ah, non abbiamo fulmine. Niente, cannone d'aria. Abbiamo lanciafiamme. Buono. Parte la rain. Beh, potenzialmente meglio, perché almeno sono più potenti anche le mosse di Nicolino. Questa fa il doppio. Hai Dynamax. Una bella botta. Tiro miracolo, vedi, è acqua. Non è tutta una serie uguale. Chiaramente la regge, però pensavo qualcosina di più. Colpo infernale. E roccio tomba. Questa è bella, non solo perché è super efficace, ma perché gli cala la speed. E quindi noi adesso tecnicamente siamo più veloci di Gyarados. Bel colpo Dreadnought. Dynamax anche lui. Cannoncino.
Eternatus a me mi piace da morire. Bom. Che abbiamo fatto presto, eh. Abbiamo fatto molto questo. Card rara di azzurra. Grazie ancora, alla prossima. Ciao bella. Testa a pomodoro Pokéball lì, non mi mancava per niente. Noi dobbiamo andare a placare gli animi anche nell'altra palestra, quella di Swimmington. Vedete saltare frame, ragazzi, state tranquilli. Banalmente la pesantezza della mia registrazione, eh? Ho sbagliato il premuto Y. Non è la Switch che salta a quei livelli, sarebbe preoccupante. Chi c'era qui? Non mi ricordo. Kabu? Kabutops. Ok. Era il terzo capo palestra. Stiamo un po' ripercorrendo, no? Io devo essere onesto. Mi è piaciuta il percorso con i capo palestra così come è stato progettato. Devo dire... Torkoal. Me lo sono veramente goduto. Nonostante io, pensate, abbia registrato il gioco mentre lo giocavo, quindi non ero spampanzato sul divano, dovevo registrare mezz'ora alla volta, con le luci nel viso, un po' di fatica, ho dovuto anche fare tanti video in un sol giorno per cercare di soddisfare una programmazione del canale e finire il gioco quindi anche prima per poter darvi altri video. Ecco, tutte cose che tecnicamente avrebbero potuto far sì che io lo giocassi quasi contro voglia questo gioco in alcuni momenti, e invece vi dico che me lo sono goduto, e anche quando dovrò rifare l'avventura tutta in inglese per finire l'altra cartuccia, e sarò contento di farla. Prenderò un altro starter, forse il fuoco, perché Inteleon mi non annoia vederlo. Cartone Dynamax, ragazzi, si fa presto, eh? Fa il doppio del danno. Io l'ho messo a caso, mi sono ricordato prima di registrare la puntata, ho detto, oh, ma io ho eternato, l'ho lasciato nel box, mi fate provare. Ora, noi siamo andati in ordine, Yarrow, Azzurra, Kabu. Non so se c'è da fare questa cosa per tutti e 8 poi, tutti e 8 capo palestra. Arriva la Reina, ma il torto è morto. Per esempio, VGC è una cosa del genere, Torkoal l'ha messo il sole, l'altro Dynamax fa mossa acqua, Torkoal è sotto Rain, Torkoal non fa niente. Bisognerà capire un po' come gestire tutti questi vari meteo. Bip bip bip. Alexis, abbiamo un problema. Questi due strani tizi sono al laboratorio. Andiamo al laboratorio. Andiamo. Nel frattempo nel Dex di Galar non c'è Kyogre, ma nel Dex qua fuori vi assicuro di sì. Sta venendo giù il mondo, ragazzi. Lab oratorio. Andiamo. Curo. Perché non si sa mai.
Io vorrei concludere questo gameplay con la cattura di Zacian. Poi tanto tutte le varie quest e la torrelotta di turno, la chiamo così, chissà come si chiama. Sì, dico, andavo giusto. Eccolo qua. Scudo baldo. Mi ricordano molto Manuele Filiberto loro. Gente come voi non è conscia del valore delle Desio Stelle e non ha diritto di possederle. Ma che... Ragazzi, ma spappoliamoli, buttiamo via la chiave. C'è anche la prof, la vecchia prof. Io vorrei affrontare quello che ha battuto Hop. O in doppio, quanto godrei. Li affrontiamo in doppio. Li affrontiamo in doppio. Vai Hop, con me non puoi perdere. Ne puoi solo perdere. Conti. Allora, io mi concentrerei su Bronzong con lanciafiamme. Schermaglia, bravo, bravo, Dabwool, tira giù lui, forza. Questo sessantello, 45. Sdoppio per il resto meno, però se lo fai lì, devi far di là. Schermolo. No, il colseno di qua hai fatto bene a farlo lì, me l'hai portato in range di lì. Il lanciafiamme sotto l'ice cream. Bravo. Sbigo. Sarebbe bello vedere un futuro Uber metagame con Xerneas, tutti, Eternatus, Zassan e Zamazenta. Anche se non so se questi ragazzi torneranno nel Dex. Diciamo che se la morte di Xerneas non è che ne abbia proprio distrutto. Cioè, va bene. Phalanx, vera lotta. E io non ho molto da fargli, quindi penso che andrò di cannone Dynamax nella slot di Colisofod, così lo portiamo sotto il 50% e lui ejecta. Se ne va. Anche con l'ice cream dovremmo farcela. Passo indietro, così non attacca. Doublade. Drago veleno, reggiamo. Lancia fiamme sul Doublade. Crit. No, c'è il light screen. Non lo tiravo giù lo stesso? Boia. Qui anche la difesa droppata, quindi prenderà un bel danno. W se ne va. Quindi la zuffa, che secondo me era indirizzata a W, arriva su Eternatus crittando, vabbè. Allora lui è a meno 2, quindi muore da un grissino. Se presenti quelli che tagliano il rio mare. Quelli lì. Vuol dire che Deppard però è facile a giocare con Eternatus. È che io un pochino ci voglio giocare anch'io, cioè voglio divertirmi da bimbino. Meno 3, ciao Felix, ciao bello. Rilla 59. Metal testata, vedo se va su Eternatus, potremmo quasi morire. Io ho paura di Sacrifunch, ragazzi. Me la rischio, eh. Non ho tirato il no.
No, morto per me. Vabbè. Ci può stare. Per chi ha l'acciaio? Devi attaccare i Bishop, hop. Ora butto coordinate anch'io. Ho le due coordinate in campo. Il plutone dei coordinate, ragazzi. Si sono anche sincronizzati. Non ha proprio chance. Lo farà first impression, ma può morire. No, ci trova nemmeno. Toxtricity 60, sì. $24,000 poche dollari. Io non ho controllato quanti ne abbiamo, ma ci ridate lo scudo o dobbiamo sculacciarvi un altro po'? Perdonate l'intromissione, guarda l'assistentina. La nostra infiltrata speciale. Lei ha rubato le Desio stelle mentre lottavano. Mamma mia. Anche l'infiltrato. Te ne penserei mia. Ho dovuto farlo per il bene della nostra missione. Ossia riportare il sangue reale sul trono della regione di Galar. Ragazzi, sarà un caso che è uscito il video di Emanuele Filiberto questi giorni. Più che triste, sono arrabbiata con me stessa. Come ho potuto lasciarmi ingannare così? Tipica frase. Quindi? Vabbè, qui un po' di discorsi, ci vogliono un po' di riempitivo. Che donna forte che sei diventata, bla bla bla, io voglio Zacian, Maremma ladra. Ma che si può? Attività energetica in vari stadi, bisogna sculacciarli in tutti gli stadi. Andiamo a farne un altro. Poi gli altri 4. Sono 8 gli stati. Li facciamo nella prossima, nel prossimo video. Ma intanto un altro ci incastra, dai. Scegliamo. Scegliamo uno figo. Scegliamo. Chirinchar. Dobbiamo anche curare, perché io ho Eternatus che è Morutos. Muertos. Plim 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 plim. Allora. Ci arrivo senza ruotare nessuno. Qui c'è un oggetto. La gazza ladra che è me, come vede luccicare, bisogna che si fermi. E qui io deduco solita manfrina.
Andiamo, Milo. Quindi facciamoci quest'ultimo ride. Poi ci salutiamo. Interrompiamo questo percorso. Bello, gira. E ci rivediamo con la prossima puntata, dove faremo gli altri 4 ride con il capo palestra. E poi, presumo, non lo so, la butto lì, un'altra lotta con i baldi giovani, con Emanuele Filiberto di turno. E poi... ah, sono solo, vero? Non è un problema. E poi... cosa sia? Questa terra fa male, devo dire. Ma non gli facciamo di più. Che si aumenta. La difesa speciale, malissimo. Perché mi sa che ora lo regge. È lì lì. Forse lo regge. Forse no. Dipende se abbiamo rollato basso fine e se rolliamo alto. Yep. Oh, mi date maretta. E basta. Io ve l'ho detto. E anche Gigalith lo abbiamo rimesso al suo posto. Dammi la tua tessera rara, vieni Milo. Forza. Grazie Milo, molto gentile. Milo e Sheila. Due cuori della palla a volo. Io voglio le scarpe di Ginevra adesso. Ancora 3 stadi e hanno bisogno del nostro aiuto. 3 soli? Meglio, ci rifacciamo la prossima puntata. Dopodiché spero che arrivi il momento di catturare Zacian. Ragazzi, grazie mille di essere stati con me. Al solito vi ringrazio ancora di più del solito per il mega seguito. E perché so che lascerete mi piace, so che vi iscriverete se c'è qualcuno fra di voi che non si è iscritto, e che andrete a dare un'occhiata in descrizione. Ci sono le maglie dei 40k, c'è il link a Pampling, dove potete sempre, anche se siamo andati a Galar, usufruire dello sconto del 20% utilizzando il codice sconto Pardini. Poi c'è TP, i social, un sacco di cose.